le mani dell''Ndrangheta sul litorale romano, una colonizzazione del territorio passata anche attraverso l'infiltrazione delle amministrazioni locali. Sono 65 gli arresti nell'operazione della DDA. Il servizio di Virginia Polizzi. È ancora buio quando scatta il blitz dei carabinieri, direzione litorale romano. Scendono i cani, iniziano le perquisizioni e gli arresti. 65 persone, 39 in carcere, 26 a domiciliari. Tra loro manette anche per due militari che avrebbero rivelato informazioni riservate al sodalizio. A capo della struttura criminale per gli inquirenti c'è Giacomo Madaffari e altri soggetti appartenenti a storiche famiglie di 'Ndrangheta originarie della provincia di Catanzaro, come Gallace, un secondo clan per la procura, è guidato infatti da Bruno Gallace. Le forze dell'ordine sono entrate questa mattina anche negli uffici comunali di Anzio e Nettuno. Si cercano elementi per stabilire se e quanto l'organizzazione criminale abbia esteso i tentacoli sulle due amministrazioni e in particolare sull'attività legata allo smaltimento dei rifiuti. Molte e pesanti, a seconda delle posizioni, le accuse nei confronti degli indagati, dall'associazione a delinquere di stampo mafioso al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nel 2018 il clan, emerge dalle indagini, importò dalla Colombia a Roma 250 kg di cocaina nascosta nel carbone e poi estratta all'interno di un laboratorio a sud della capitale. Altri 500 kg dovevano arrivare da Panama con una barca a vela. L'affare però saltò quando il gruppo venne a conoscenza di indagini nei loro confronti. Le indagini che hanno portato al blitz di oggi, i militari nelle villette del litorale romano continuano a cercare anche sottoterra, un lavoro lungo, meticoloso, che dà il tempo al sole di sorgere.